Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Sin dalle prime ore del mattino in tanti hanno raggiunto il centro Balducci di Zugliano per salutare Don Pierluigi Di Piazza che si è spento ieri, vinto dalla malattia. La camera ardente è stata aperta alle 7 e resterà aperta fino alle 19 di oggi per riaprire nuovamente domani mattina. Il funerale sarà celebrato domani alle 16 in Sala Petris al centro Balducci. È stata allestita al centro Balducci di Zugliano, la camera ardente, dopo aver avuto la notizia della scomparsa di Don Pierluigi Di Piazza. Qui è stato subito allestito un punto dove le persone che lo hanno conosciuto possono venire a parlare fra loro, a confrontarsi, possono venire a dargli l'ultimo saluto. Ma che cosa lascia Don Di Piazza? Lascia un mondo cambiato per Luigi, almeno qui da noi, perché lui con la sua presenza, con la sua volontà, ha modificato il modo di essere, il modo di vivere, sia nella nostra piccola chiesa qui, sia con la sua associazione, insomma, con la nostra associazione. Noi eravamo proprio vicini, però quando è arrivato Pierluigi abitavamo qui 40 anni fa, che sono nate le figlie, insomma abbiamo i nostri figli praticamente. Tutto vicino, vicino, sempre. Questi 40 anni li abbiamo passati veramente insieme, diciamo, è stata una compagnia insostituibile, ci ha veramente messi su una strada che non si lascia poi alla fine. I volontari non si sono mai allontanati dal centro Balducci, forse è una notizia che sapete già, ma al centro Balducci ci sono circa 70-80 persone che collaborano con noi affinché questo laboratorio di idee possa continuare a mantenere quello che è stata l'identità di chi l'ha fondata e di chi, anche se non c'è, sarà sempre con noi qui. Si è spento nella notte in Australia il presidente della Triestina Calcio, Mario Biasin, un grave lutto per la società alla Bardata, a cui era arrivato anche il cordoglio del governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Un grave lutto ha colpito la Triestina Calcio, dall'Australia dove viveva da quando ha lasciato il capoluogo Giuliano. È infatti giunta la notizia della morte del presidente della società di calcio alla Bardata. Mario Biasin aveva 71 anni, aveva rilevato l'Unione Sportiva Triestina Calcio nel 2016 su spinta del cugino Mauro Milanese, oggi dirigente del club, salvando la società e restituendo speranza ad una piazza a cui era molto legato. L'US Triestina Calcio 1918, nella persona dell'amministratore unico Mauro Milanese, della sorella Romina e di tutte le sue componenti, è sconvolta. Ci stringiamo a Glenda e a tutta la famiglia. Riposa in pace, presidente. Così la Triestina ha annunciato la scomparsa del massimo dirigente. Il governatore della regione, Massimiliano Fedriga, in una nota ha ricordato Biasin come una persona con grande capacità di mettersi in gioco sfidando ogni difficoltà, spirito di iniziativa, enorme passione, attaccamento alla terra di origine. Con la scomparsa di Mario Biasin, la nostra comunità perde un grande imprenditore che ha saputo fare fortuna lontano dalla propria città e un uomo di sport che negli ultimi anni si è speso tantissimo per cercare di riportare la Triestina ai fasti di un tempo. Nell'esprimere sincero cordoglio alla famiglia e alla Triestina, il nostro augurio è che i valori che hanno contraddistinto l'intera esistenza di questo figlio illustre della nostra terra possono essere coltivati degnamente da chi in futuro sarà chiamato a guidare la gloriosa squadra di calcio rosso alla Bardata. Ancora merce contraffatta e pericolosa in arrivo dall'Est Europa attraverso i valichi del Friuli-Venezia Giulia. L'ultimo carico sequestrato è giunto da Kokkau e trasportava 32.000 articoli elettrici e elettronici fabbricati in Cina, totalmente privi di garanzie. A fermare l'auto articolato per un controllo sono state le Fiamme Gialle di Treviso, che hanno ispezionato a lungo i bancali presenti nel TIR fermato lungo la A4 all'altezza di Venezia. La merce era stata sdoganata in Ungheria ed era diretta a Napoli. Il suo valore commerciale è stato stimato in circa 2 milioni di euro. Vasta la gamma dei prodotti illegali poi sequestrati, tra questi elettrodomestici, articoli elettronici per cucina, automobili, casa e tempo libero. Tutti i prodotti erano sprovvisti delle dichiarazioni di conformità e delle garanzie per la sicurezza dei consumatori previsti dalle normative europee e nazionali. La merce, inoltre, anziché il marchio comunitario, presentava il logo simile CE, ovvero China Export. Il conducente e l'importatore sono stati quindi denunciati alla Procura della Repubblica di Treviso per i reati di tentata frode in commercio e distribuzione di prodotti pericolosi.
Un presidio contro i 280 esuberi enunciati alla Flex di Trieste in corso in piazza Unità d'Italia, sostenuti da FIOM, FIM, WIL, USB e dall'RSU. Diversi lavoratori dello stabilimento oggi in sciopero stanno manifestando, sventolando bandiere sindacali con interventi al microfono. Ci colleghiamo in diretta con Andrea Pierini per un aggiornamento. Buongiorno, buongiorno ovviamente ai telespettatori di Telefriuli. Sono 280 gli esuberi previsti alla Flex di Trieste, un'azienda che produce dei microchip che poi vengono installati all'interno dei telefonini, dei server, tutto ciò che riguarda la comunicazione dei dati. 280 esuberi che sono stati comunicati dall'azienda al MISE, il Ministero per lo Sviluppo Economico, su una platea di circa 525 dipendenti. Sono questi i numeri dell'avvertenza. Vedete alle mie spalle i lavoratori della ditta che oggi sono scesi in piazza, e in questo momento in corso un incontro con il prefetto Annunziato Bardet, che verosimilmente prenderà atto di questa avvertenza. Non sono previste comunicazioni ufficiali, al momento ancora l'azienda in via ufficiale ai lavoratori non ha detto niente, però insomma i numeri sono questi che sono stati anticipati almeno a livello informale. Sarà un'avvertenza lunga, l'hanno detto i sindacalisti prendendo la parola dal palco, sarà un'avvertenza che richiederà molto impegno e molta fatica e che proseguirà verosimilmente ancora molto a lungo. Abbiamo ascoltato le parole di Sasha Colautti, rappresentante delle USB, e di Deborah Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico, poco prima che iniziasse la riunione del prefetto, e quindi direi io vi saluto da Piazza dell'Unità d'Italia, ma ci aggiornamento ovviamente nelle prossime edizioni del telegiornale, e lascio la parola insomma a Sasha Colautti e Deborah Serracchiani. Noi siamo mesi che stiamo provando a raccontare alle istituzioni quello che non avviene dentro la Flex. In Flex non c'è un piano industriale, non c'è un'idea di come rimanere agganciati in questo territorio, e siamo davanti a un'azienda che ha deciso da tempo di sfilarsi. Le nostre denunce sono passate inascoltate ed è per questo che stiamo chiedendo alle istituzioni di farsi carico della responsabilità del disastro. Sono 280 persone che rischiano di essere licenziate. Per Trieste questo sarebbe un fatto gravissimo e allarmante. Chiediamo subito un intervento e vogliamo che da quella fabbrica non se ne vada fuori nemmeno un chiodo. In piazza oggi per difendere gli operai della Flex. Sì, difendere questi lavoratori, questa azienda, anche perché si tratta di un'azienda strategica, non soltanto per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia, ma anche per il paese. E quindi l'azienda deve veramente chiarire perché ha deciso di non investire su se stessa, di non investire su questi lavoratori che sono qualificati, formati, fidelizzati all'azienda e che operano veramente in un settore importante e strategico oggi alla luce del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della digitalizzazione. Quindi l'intervento deve essere un intervento forte. Oggi bisogna essere qui, deve starci la politica, devono starci le istituzioni. Io incontrerò l'azienda nel primo pomeriggio, ma quello che è importante è far capire che non è una questione di Trieste, non è una questione del Friuli Venezia Giulia, è una questione di livello nazionale. Oggi giornata di astensione dell'attività giudiziaria proclamata dal distretto della Corte d'Appello di Trieste contro i contenuti della riforma in discussione in Parlamento. L'Associazione Nazionale Magistrati a livello nazionale ha deliberato questo sciopero per contestare quelli che sono i contenuti della riforma che è in fase di approvazione in sede parlamentare, in quanto ritenuti contrari a quelli che sono i principi fondanti la funzione della magistratura in base al dettato costituzionale. Ci sono alcuni passaggi della riforma che sono stati indicati nella nostra dichiarazione che verrà letta oggi in pubblico, alla presenza insomma dei cittadini nelle varie sedi giudiziarie in Italia, che evidenziano quelli che sono i punti critici. Innanzitutto il fatto che si vada a ledere quella che riteniamo essere il fondamento principale dell'indipendenza della magistratura, del singolo magistrato, nella libertà di esprimere i suoi giudizi senza essere vincolato a quelle che sono indicazioni degli organi superiori della magistratura. Dall'altro lato,
si individuano quindi questa gerarchizzazione un vincolo sia per il giudice che per il pubblico ministero, che non potrà quindi essere più imparziale, come si ritiene giusto che sia, sulla base delle norme vigenti, costituzionali vigenti. A 22 anni è di Cervignano, Miss Sapori Pro Loco, eletta ieri sera in diretta su Telefriuli. La vincitrice del titolo di Miss Sapori Pro Loco 2022, lei è la concorrente numero 10, Angelica Mazzero di Cervignano del Friuli. Dov'è Angelica? È lei Angelica! È lei Angelica! Angelica Mazzero, 22enne di Cervignano, è stata eletta a Villa Manin Miss Sapori Pro Loco. Con altre 13 concorrenti è stata protagonista della serata trasmessa ieri in diretta su Telefriuli, condotta da Michele Cupitò. Tutte hanno sfilato con abiti eleganti, body, ma anche capi e costumi da bagno d'epoca. Angelica ha la passione del make-up e lavora in un centro estetico. Al secondo posto si è classificata Venescia Dura, al 18enne di Valvasone Arzene, e al terzo Chiara Mesaglio di Palazzolo dello Stella. Tutte e tre sono ammesse alle finali di Miss Italia in regione e alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, in programma al centro congressi Cursal di Lignano Sabbiadoro a fine agosto. Oltre alle aspiranti Miss sul palco, sono saliti anche i rappresentanti delle Pro Loco presenti alla manifestazione. Sapori Pro Loco, che ha preso il via sabato a Villa Manin. Con loro anche la cantante Erika B, Miss Friuli Venezia Giulia 2021, Elisa Molettieri, Miss Sport Friuli Venezia Giulia 2021, Erika Rebellato. L'organizzazione della selezione è stata curata dall'UMPLI, Friuli Venezia Giulia, Comitato Regionale Pro Loco, e dall'agenzia Modashow.it di Paola Rizzotti. I racconti, la confessione di Diego Navaria di Carlino e una copia in incognito di Rosella Soranzo di Duino hanno vinto la prima edizione del premio internazionale Iacum dai Zeis, ideato dal settimanale Friuli in occasione dei 100 anni dalla morte del celebre personaggio friulano, organizzato in collaborazione con la Società Filologica Friulana e l'Università di Udine. Erano oltre 100 i testi validi in concorso, di cui 60 in lingua friulana, 40 in italiano, scritti da 59 concorrenti provenienti dalla regione ma anche dal resto d'Italia e pure dall'estero, testi brevi umoristici, queste le caratteristiche dei componimenti che potevano partecipare al concorso. Gemona del Friuli battendo San Vito al Tagliamento per 33 punti a 21 e la Pro Loco che si aggiudica la sesta edizione del quiz di Telefriuli Lo Sapevo. Una sfida a colpi di marilenghe e di assaggi dei piatti e vini presenti alla 19ª edizione di Sapori Pro Loco. La finale di Lo Sapevo, la vincente quiz di Telefriuli, che ogni sabato dalle 21 ha visto protagonista le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia, è giunta al termine con la diretta del palco di Villa Manin di Passariano nel corso della prima giornata della manifestazione enogastronomica. A vincere la sesta edizione tra le 20 Pro Loco partecipanti è stata quella di Gemona del Friuli. E la Pro Loco di Gemona del Friuli, Erika! Non riuscivamo mai ad arrivare in semifinale, quindi quando siamo arrivati in semifinale abbiamo detto ma non è che magari poi vinciamo veramente, e alla fine no. Comunque grazie a voi che ci avete ospitato, e grazie alla mia squadra, ma in realtà a tutti i partecipanti, anche coloro che sono nascosti dietro le quinte a lavorare, perché è bello avere una squadra così forte. Seconda classifica della sesta edizione di Lo Sapevo è la Pro Loco di San Vito al Tagliamento, capitanata da Patrizia. Questa è la coppa del secondo posto che terrete in sede come un ricordo di questa esperienza. Patrizia. Grazie. Grazie a voi. È stata una bella esperienza, ci siamo divertiti. Subito dopo la pubblicità ritorna in giro la rubrica quotidiana di avvicinamento alla tappa friulana del Giro d'Italia. Oggi andiamo a scoprire la parte slovena del percorso da Ocea Kolovrat, che passa per il centro abitato di Caporetto. E subito dopo a voi la linea. Buona giornata.